Ed eccoci arrivati al nostro secondo video itinerario. Questa volta però non siamo andati in luoghi lontani od esotici. Siamo rimasti vicino a casa nostra e abbiamo organizzato un ghost tour all'insegna del brivido. Eh sì, che un po' di brividi con questo caldo male non fanno. E per aiutarli siamo rimasti anche un po' in altura, sui colli Parmensi. Abbiamo ideato questo itinerario per essere percorso in auto o in moto, perché le strade, asfalto a parte, sono veramente bellissime e anche i panorami. Coi mezzi pubblici invece è un po' più difficile, per certe tappe praticamente impossibile. Io ho chiesto se i paesini fantasma me li costruivano in città, ma mi hanno detto di no. Comunque, se arrivate da città lontane e non siete comodi a raggiungere la provincia di Parma in auto, l'aeroporto più comodo sarebbe Parma. Purtroppo però l'aeroporto di Parma è veramente molto piccolo e le uniche tratte attualmente sono Cagliari, Olbia e Palermo, quindi. Sì, di conseguenza vi conviene ripiegare su Bologna, Verona o Bergamo, che sono più o meno equidistanti da noi. Se arrivate in uno di questi aeroporti con un'auto a noleggio, arriverete alla prima tappa del Ghost Tour in circa 2 ore. Visto che questo itinerario è un ghost tour, partiamo subito con la visita al castello Pallavicino di Varano de Melegari, dove faremo la conoscenza dell'inconsistente residente, Beatrice Pallavicino. Come ogni fantasma che si rispetti, la sua storia è ovviamente tragica. Perché la Beatrice, figlia del marchese di Busseto, fu mandata in sposa, appena ventenne, a Giovanni Barbiano di Belgioioso, che aveva 25 anni più di lei e un disperato bisogno di un erede. La responsabilità di continuare la linea familiare non avrebbe dovuto ricadere sul Giovanni, ma purtroppo dei suoi tre fratelli uno era deceduto, uno aveva preso i voti e il terzo aveva avuto solo figlie femmine. Per quel motivo il Giovanni mise fine alla sua carriera militare e si trovò moglie e con lei si trasferì nel castello di Varano. La Beatrice inizialmente parve assolvere al suo compito di fattrice in modo egregio, perché rimase immediatamente incinta, ma purtroppo diede alla luce una figlia femmina. A questo punto nessuno sa di preciso cosa successe, ma pochi mesi dopo la nascita della bambina, Beatrice cadde dal mastio del castello e morì. Potrebbe essersi uccisa, o forse suo marito, deluso dalla nascita di una bambina, la spinse dalla torre. Anche se questa ipotesi ci pare improbabile, perché poco dopo il Giovanni si risposò e la nuova moglie gli diede diverse figlie prima del sospirato erede, e lui non la uccise per questo. Comunque, diversi ghost hunter hanno in passato setacciato il castello e pare ci sia davvero una presenza che infesta queste antiche mura. Per aumentare le vostre possibilità di incontrare questo fantasma, tenete d'occhio il sito del castello, perché spesso vengono organizzati in loco eventi e visite notturne. A questo punto avete due possibilità. Se non siete interessati all'autodromo o a una visita alla Dallara, ma preferite qualcosa che rimanga un pochino più in tema con un giro dal sapore medievale, allora vi consigliamo di passare davanti al Castello di Golaso. Questo castello è noto in zona perché si dice che abbia 365 finestre, 12 scale e 30 porte, rappresentando così il ciclo dell'anno. Non sappiamo se sia vero, ma in passato abbiamo visitato il castello di Eggenberg, in Austria, che era stato costruito con la stessa intenzione. Quindi sappiamo per certo che in alcuni posti cose di questo genere erano davvero state realizzate. Il castello di Golaso, però, per quanto affascinante,
è privato e di conseguenza non potrete visitarlo internamente, ma è comunque una struttura particolare e interessante e potrete tranquillamente passarci di fianco mentre esplorate la zona. Tra le attrattive locali, infatti, è abitudine di molti usare il greto del fiume Ceno come spiaggia. E durante l'estate troverete di certo molte persone che prendono il sole in questa zona. Per onor di cronaca, noi dobbiamo dirvi che la balneazione in questa zona del fiume non è consentita, anche se lo è nei comuni più a monte, dove ci dirigeremo nella prossima tappa. Ora che abbiamo parlato del fantasma, possiamo passare a cose meno evanescenti e più concrete. Dove alloggiare a Varano de Melegari? Ci sono molti posti dove alloggiare in questo paese, perché il vicino autodromo e la presenza dello stabilimento Dallara, produttore di auto da corsa, lo rende un luogo piuttosto popolare. Noi però abbiamo scelto per voi un posto un po' più isolato e molto rilassante, Villa Gelsomina. Questo bed and breakfast si trova appena fuori dal paese e offre un ambiente confortevole, arredato con gusto, in una zona silenziosa e tranquilla. È il luogo ideale per passare qualche ora di completo relax, magari leggendo un buon libro. E se anche il tempo non fosse dei migliori, potete sempre godervi il panorama dal giardino d'inverno. Inoltre, per gli amanti del genere, un po' tutto qui ha un gusto leggermente shabby chic, che di certo vi incanterà. Noi, tra le varie trattorie e ristoranti della zona, vi consigliamo la Fopla. Non sappiamo se è davvero il migliore, ma di certo è il più amato, perché noi ci andiamo da quando eravamo ragazzini e ci siamo sempre trovati bene. Siccome la Fopla è lì da tantissimi anni di onorato servizio, ormai è diventata quasi un'istituzione da queste parti. Ovviamente la cucina è quella tipica della zona e siamo certi che non vi deluderà. Se la prima tappa di questo itinerario era l'insegna del relax, per il secondo giorno bisognerà partire un pochettino più attrezzati. Intendiamoci, il problema non è la tappa principale, cioè il castello di Bardi, ma il paese fantasma di Vosina, che richiede pantaloni lunghi e scarpe comode, possibilmente da montagna. Questo paesino disabitato è ormai stato avvolto dalla vegetazione, quindi vanno prese tutte le precauzioni del caso. È raggiungibile tramite una strada sterrata, percorribile a piedi senza problemi, ma noi vi sconsigliamo di tentarla in auto, a meno che non abbiate un mezzo fuoristrada. Però se volete farla a piedi è tranquillamente fattibile, la distanza è inferiore al 1,5 km e la pendenza fattibilissima. Quindi secondo noi è veramente adatta a tutti. E detto questo, passiamo a conoscere i fantasmi di questi posti. Il fantasma della fortezza di Bardi è molto famoso perché è stato pure fotografato. Diversi gruppi di cacciatori di fantasmi hanno visitato il castello e infatti troverete all'interno di queste mura anche una foto del fantasma scattata con le termocamere. Pure il Giacobbo, che per noi è un po' un padre spirituale, è passato da Bardi per fare la conoscenza di questa presenza, che viene identificata con il cavalier Moroello. Moroello era un giovane che si era preso una sbandata per la figlia del castellano, la bella Soleste. Soleste ricambiava l'amore di Moroello, ma suo padre non era molto felice che i due si frequentassero e organizzò per lei un matrimonio. Moroello, sperando di potersi guadagnare il rispetto dell'uomo dimostrandogli il suo valore, partì per la guerra. Soleste, rimasta sola all'interno della fortezza, si recò ogni giorno sulle mura per scrutare l'orizzonte, sperando nel ritorno del suo amato. Un giorno però vide arrivare da lontano un esercito e i suoi vessilli erano quelli del nemico. Comprese subito che quello significava solo una cosa, che il loro esercito era stato sconfitto
e che Moroello era ormai morto. E così, in preda allo sconforto e al terrore per l'imminente assedio, si tolse la vita. La poverina non sapeva che gli uomini che aveva avvistato non erano nemici, ma l'esercito capeggiato da Moroello, che stava tornando al castello da vincitore, facendo sventolare in aria i vessilli presi ai nemici in segno di spregio. Al suo ingresso nel castello, Moroello fu informato della morte della sua amata e tra le grida vittoriose di tutti i presenti, in silenzio, la seguì nella morte. Non sappiamo se ci sia una qualche verità storica alla base della leggenda di Moroello e Soleste, ma di certo in molti sono pronti a credere che i loro fantasmi vivano ancora in questo castello. Noi però ci abbiamo dormito diverse volte tra queste mura e non abbiamo mai avvistato nulla, anche se ammettiamo che il punto in cui è stato fotografato il fantasma è di certo uno dei più freschi. Pensa che in una calda notte estiva, proprio in quel punto, qualcosa mi afferrò una caviglia e mi fece inciampare. E cosa poteva essere? La materializzazione del fantasma? Beh, è possibile. Io però sospetto di aver calpestato, vista la scarsa luce, il nostro amico Pippo che dormiva lì perché faceva più fresco. Ah sì, in effetti può essere. Ma voi magari sarete più fortunati e vedrete davvero il fantasma. Se dopo aver fatto la conoscenza con Moroello avete voglia di incontrare altri fantasmi, allora potete dirigervi verso Vosina, un paese fantasma a pochi chilometri da Bardi. Sebbene il paese sia stato completamente abbandonato solo poche decine di anni fa, alcune delle case sono in rovina e nonostante il loro fascino, noi vi consigliamo per sicurezza di non entrare. Potete però aggirarvi tra quelle che un tempo erano le vie di questo borgo e che oggi sono invase dalla vegetazione e ascoltare i rumori della natura tutto intorno a voi. Forse farete qualche stupenda scoperta, come il giglio di San Giovanni che ci ha accolti. Oppure, se siete esperti cacciatori di fantasmi, potreste sentire delle voci lontane. Si dice infatti che vicino a questo borgo sia avvenuto, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, uno scontro tra i partigiani e un gruppo di soldati russi che per qualche motivo combattevano con i tedeschi. Per quanto gli schieramenti di questo combattimento ci sembrino strani, pare che la vittoria sia andata ai partigiani, che poi seppellirono i loro nemici in una fossa comune nelle vicinanze. Sono proprio le voci di quegli uomini sepolti senza cura che ancora si dice risuonino in questi boschi. Qualcuno arriva anche a dire che gli abitanti di Vosina se ne andarono proprio per sfuggire alle continue persecuzioni di queste entità. A noi però rimane la curiosità di sapere cosa ci facevano dei russi dalla parte dei tedeschi e se qualcuno lo sa e volesse spiegarcelo, gliene saremmo grati. Mentre siete in giro per Vosina, potreste anche fare un salto a vedere le cascate del fiume Lecca, che si trovano proprio qui vicino. E qui, nei dintorni di Bardi, ricordate che il torrente Ceno è balneabile. Troverete molti punti in cui poter fare il bagno nelle fredde acque di collina. Anche a Bardi ci sono tantissime strutture dove soggiornare, ma noi abbiamo scelto per voi le Sei Dame, perché questo bed and breakfast si trova proprio in centro al paese e a pochi passi dall'ingresso del castello. Le camere delle Sei Dame si trovano in una delle case di sasso del paese che è stata perfettamente ristrutturata e quindi sono centralissime. Le stanze sono ampie e luminose e arredate in uno stile elegante e confortevole. Scegliendo di soggiornare in questo posto, potrete anche godervi appieno la vita del paese, curiosare tra i vari negozietti e concedervi una visita alla chiesa di Santa Maria Addolorata. In questa chiesa, costruita all'inizio del secolo scorso, in un bello stile neobizantino, potrete vedere la Pala di Bardi, un dipinto del Parmigianino
che nasconde un mistero. Il mistero è che nessuno sa come sia arrivato qui in realtà. Anche nel caso di Bardi, proponiamo per la cena un posto che ci piace molto, a noi e a diversi amici. In particolare, questo posto ci è stato suggerito caldamente dalla Sammy, che lo adora. Il ristorante Le Due Spade è proprio davanti al B&B Le Sei Dame e appartiene agli stessi proprietari. L'atmosfera è intima e conviviale e i piatti sono sia tipici del territorio che rivisitazioni. Ovviamente i funghi porcini la fanno da padroni e noi vi consigliamo, se sono disponibili, di assaggiare quelli fritti. Una vera delizia. Ci siamo di nuovo affidati ai consigli dei nostri amici per scegliere cosa consigliarvi per uno spuntino goloso mentre siete a Bardi. La scelta è caduta sulla torta d'erbe della panetteria Todesco. Ma affrettatevi, perché, come tutte le cose buone, può finire in fretta. Se invece preferite qualcosa di veloce ma seduti a un tavolo, noi vi suggeriamo i panini o le focacce del bar della piazza. Io sono una fans di caciotta e coppa piacentina, ma voi potete scegliere l'abbinamento che volete. E siamo così giunti alla terza e ultima tappa. Per questa giornata noi vi consigliamo di partire già con le scarpe da trekking ai piedi, perché la nostra prima fermata sarà un altro borgo fantasma. Io ho chiesto se me li costruiscono più comodi, ma anche questo è in mezzo a niente. Ma ne vale comunque la pena, perché Case Scapini è davvero molto infestato. Però, oltre alle scarpe da trekking, voi partite anche col costume sotto i vestiti, perché noi, per concludere la giornata, prevediamo un tuffo. Ed eccoci pronti ad esplorare un altro borgo fantasma, quello di Case Scapini. Come per Vosina, anche in questo caso c'è una strada sterrata che raggiunge questo posto, ma che noi vi sconsigliamo se non avete un mezzo fuoristrada. Potete però tranquillamente raggiungere a piedi questo paese con una camminata in piano di meno di 2 chilometri che segue il corso del vicino torrente. L'imbocco del sentiero è facile da trovare, perché è indicato anche su Google Maps cercando strada per Case Scapini. Il posto è ormai quasi interamente avvolto dalla vegetazione, ma noi siamo stati fortunati e qualcuno, prima di noi, aveva già un po' appiattito l'erba alta, così siamo riusciti a passare senza troppi problemi. Tra le case gli alberi sono verdi e muschiosi, anche se durante la nostra visita il caldo era davvero insopportabile. Purtroppo però noi non abbiamo sentito piangere nessun bambino. Dovete sapere infatti che tutte le leggende su questo posto ruotano intorno alla morte di alcuni bambini. Alcuni dicono che furono uccisi dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. E questo ci pare verosimile perché, per quanto tragici, sono fatti successi davvero in diversi posti qui intorno. Un'altra versione, invece, racconta che gli abitanti se ne andarono abbandonando nel paese un gruppo di bambini a morire di fame. E un'altra ancora narra di una ragazzina trovata orribilmente mutilata all'ingresso del paese, cosa che fece fuggire impauriti tutti gli abitanti. Quale che sia la leggenda, si dice che di notte si sentano, tra queste vecchie mura di pietra, i pianti dei bambini. Io anni fa ci sono venuto di notte in questo posto a caccia di fantasmi. E hai sentito i bambini piangere? No, però ho sentito i cinghiali grufolare. Vale lo stesso? Se dopo tutto quel camminare vi fosse venuta fame, prima di andare in fiume, fermatevi a fare rifornimento con qualcosa di veloce e facile da trasportare. E a insindacabile giudizio della CRI, il punto goloso di questa zona è il panificio Lusardi a Ponte di Compiano, proprio sulla strada. Se trovate la fila fuori, non spaventatevi, perché è ovvio, dove ci sono le cose buone, c'è un po' da aspettare.
Da Lusardi dovete assolutamente prendere la focaccia. Di solito potete scegliere tra alta e bassa, ma tanto sono ugualmente buone e golose. Come per il ceno, anche in questa zona della Valtaro è frequente trovare persone che fanno il bagno in fiume. Oh, a me questa cosa che adesso fare il bagno in fiume si chiami wild swimming continua a farmi morire da ridere. In effetti sì, perché una volta il fiume era chiamato il mare dei poveri, invece adesso è diventato di moda. Che sia da poveri o da modaioli, a me è sempre piaciuto fare il bagno in fiume, perché amo l'acqua gelida e non salata. Se dopo aver vagato per borghi fantasma volete ritemprarvi con un tuffo, noi vi consigliamo di fare una sosta al Lido del Groppo. E così questo era il nostro itinerario vicino a casa. Ovviamente noi queste zone le conosciamo molto bene e di conseguenza speriamo di avervi fatto venire voglia di visitarle. L'Appennino Parmense è adatto sia per chi vuole una vacanza rilassante, ma anche per chi vuole 3 giorni a contatto con la natura o anche solo passare un piccolo lasso di tempo alla scoperta delle perle culturali e artistiche di questa zona. E poi ovviamente è adatta anche a chi vuole fare 3 giorni da buon gustaio e stare solo al tavolo a mangiare. Ovviamente il must della zona sono i funghi. Se non vi piacciono potrebbe essere un problema. Adesso però veniamo un attimo anche ai costi di questa vacanza. Se dovete raggiungere Parma o questa zona in aereo, dalle più grandi città italiane, i biglietti aerei per Bologna, Verona e Bergamo costano più o meno sui 50 euro andata e ritorno. Ovviamente il prezzo dei biglietti varia da compagnia, dall'aeroporto di partenza, dal giorno della settimana in cui prenotate. Lì dovete un attimo seguire voi su internet e vedere cosa trovate. Per il noleggio auto, una piccola utilitaria per 3 giorni a chilometraggio illimitato costa tra gli 80 e i 100 euro. È vero che noi nel corso del video abbiamo parlato di posti non raggiungibili se non con mezzi fuoristrada, ma vi sconsigliamo di noleggiare una Jeep solo per questo, quando sono percorsi comunque tranquillamente percorribili a piedi. E per gli alloggi, noi ve ne abbiamo consigliati 3, non perché ci abbiano pagato per dirvi che sono belli, ma perché li conosciamo e ci piacciono davvero. Oppure ci sono stati consigliati da amici che ci sono stati e che ci hanno detto che sono davvero validi. I prezzi di queste strutture variano tra i 110 e i 150 euro a notte per una camera doppia, ma ovviamente se volete spendere meno, in zona ci sono moltissime altre strutture per ogni tipo di tasca, per ogni tipo di prezzo, per ogni tipo di esigenza. Potete cercare un po' e vedrete che troverete qualcosa che vi soddisferà. Adesso siamo arrivati in fondo a questo conteggio e ci vediamo un attimo per i saluti. E per concludere, vogliamo ricordarvi che nelle prossime settimane, con molta calma, usciranno anche i video singoli sui castelli di Varano de Melegari, Bardi e Compiano. Altro! Prima di concludere questo video dobbiamo fare una cosa come gli youtuber seri, un disclaimer. Qualsiasi menzione a pippi ubriachi che dormivano per terra nel castello di Bardi è puramente casuale. Casualissima! Come sempre, se vi è piaciuto il video, lasciateci un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per restare sempre aggiornati sui nostri prossimi video che escono martedì e se avete tempo date un'occhiata anche al blog e ai social. Ciao!